Super bonus 110 è stato ed è ancora uno strumento per far ripartire l'edilizia e ha avuto degli effetti positivi, anche se poi ci sono stati effetti negativi, ma sono stati perseguiti dalla giustizia, c'è stato l'intervento della Guardia di Finanza. È ovvio che si tratta di un provvedimento a tempo, quindi deve avere una fine. Però l'altro giorno si è deciso da parte del governo, lo ha detto anche Franco in aula, di prorogare il 110 per le villette. Noi crediamo che appena è stato dato anche per le associazioni sportive dilettantistiche, bisognerebbe continuare a farlo anche per le associazioni sportive dilettantistiche, però fissando un termine. Il termine può essere la fine di quest'anno, ma soprattutto bisogna dare certezza alle imprese. Notizie contraddittorie, posizioni contraddittorie, informazioni contraddittorie rischiano di far fallire imprese del settore dell'edilizia con conseguenze negative sulla occupazione. Quindi bisogna essere chiari. Poi se poi il Movimento 5 Stelle reagisce negativamente perché pensa che tutto sia legato alla questione del termovalorizzatore di Roma, noi diciamo che sbaglia, e il termovalorizzatore a Roma deve essere fatto.